Ciao, io sono Antonio e oggi nuovo video unboxing super nerd con immancabile nota potteriana. Siamo solo ai primi del mese di marzo e già è arrivata tantissima roba e tant'altra in arrivo. Ma prima di cominciare con l'unboxing vi ricordo che utilizzando il codice sconto 7potter potrete avere il 15% di sconto su tutti i vostri acquisti su Pampling. Questa è l'ultima maglietta che ho acquistato su Pampling a tema Harry Potter. Van Gogh mi piace tantissimo e ha avuto un grandissimo successo la felpa che vi ho mostrato nei video precedenti, quella di Rick e Morty, che purtroppo sembra non essere più disponibile. Ragazzi, le felpe di Pampling sono tanta roba. Ma detto questo, cominciamo col nostro unboxing e direi di cominciare con questo, che è un pacco che mi arriva dall'ufficio stampa di Universal Pictures Home Entertainment. È un pacco extra, diciamo così, perché è arrivato separato da quello che solitamente mi arriva ogni mese e non so cosa contenga, perlomeno magari qualcosa che avevo richiesto ma che hanno mandato separatamente, e quindi sono super curioso di scoprire cosa c'è all'interno e lo facciamo assieme. Blu-ray naturalmente, e si tratta del Blu-ray 4K di First Man con Ryan Gosling. Ragazzi, questo è un film che volevo tantissimo recuperare, tantissimo vedere. Me ne hanno parlato benissimo e poi, ragazzi, ha vinto il premio Oscar come migliori effetti speciali. A me piacciono tantissimo questi film che parlano di spazio, di universo, di missioni spaziali, e qui, ragazzi, parliamo del primo uomo che ha messo piede sulla Luna. Deve essere davvero tanto bello questo film, non vedo assolutamente l'ora di vederlo, e questa è la sua versione 4K che naturalmente al suo interno contiene anche la copia Blu-ray classica. In questa edizione troviamo anche tantissimi contenuti speciali come ricreare l'allunaggio, le riprese alla NASA, l'addestramento degli astronauti, commento del regista, scene tagliate, estese, e da ricordare che è presente anche Claire Foy, che è l'attrice che ha interpretato la regina Elisabetta nelle prime due stagioni di The Crown. Ragazzi, a me anche lei piace tantissimo, Ryan Gosling altrettanto, quindi assolutamente, finito di girare il video, questo me lo vado subito a recuperare. E ringrazio naturalmente tantissimo Universal Pictures Home Entertainment per questo Blu-ray e complimenti ancora per il premio Oscar come migliori effetti speciali, secondo me meritatissimo già dal trailer. Ma adesso passiamo invece ai pacchi che mi sono stati inviati dagli editori. Mancavano da un po' sul canale, mi ero preso un po' una pausa dalla lettura, ma adesso sono più predisposto che mai a leggere, e il primo pacco è uno che arriva da Salani Editore. Salani che mi ha inviato una cosa che volevo assolutamente leggere e sono stati davvero super gentili ad inviarmi una copia. Si tratta del nuovo libro di Robert Galbraith, Bianco Letale, il quarto capitolo delle avventure di Cormoran Strike, scritte sotto pseudonimo da J.K. Rowling. A me piace tantissimo questa saga e mi piace altrettanto anche la serie che ne hanno tratto per la televisione. In questo volume troviamo una nuova avventura investigativa, dobbiamo indagare su un reato commesso nel passato, o perlomeno un ipotetico reato che un ragazzo ricorda di aver visto quando era bambino, e quindi si andrà molto a ripescare dal passato in questa lettura, in questo romanzo. Si parlerà anche di Parlamento inglese, sembra davvero molto promettente, e naturalmente vedremo anche l'evolversi della situazione tra Cormoran e Robin. Robin che si è sposata col suo ragazzo storico, ma comunque c'è tantissima tensione tra i nostri due protagonisti. Io spero ovviamente che alla fine della saga Robin e il nostro Cormoran possano finire assieme, sarebbe davvero il giusto epilogo per il nostro eroe, diciamo così. Mi piace tantissimo questa nuova grafica del volume, che è davvero molto corposo. Sono quasi 800 pagine, 780 pagine, che divorerò nel giro di qualche giorno. Qualora foste interessati anche a una recensione su questo volume, mi raccomando, fatemelo sapere sotto nei commenti. Naturalmente troverete tutte queste cose linkate sotto in info box per poterle acquistare tranquillamente su Amazon con il solito sconto del 15%. Ragazzi, ma Salani non mi ha inviato solamente Bianco Letale, il nuovo libro di Robert Galbraith, ma mi ha inviato anche un altro pacchetto che non ho assolutamente idea di cosa possa contenere. Quindi adesso lo andiamo a scoprire assieme.
insieme. Vediamo un po', naturalmente, un altro libro, questa volta di Magazzini Salani. Wow, si tratta del libro di Ritorno al Futuro di Steven Spielberg. Davvero tanto tanto figo. È, credo, il secondo volume o comunque un altro dei volumi di Steven Spielberg. Andrò un po' ad informarmi meglio perché Salani mi aveva inviato anche quello relativo ai Goonies, che è il mio film preferito della mia infanzia. Lo avrò visto un miliardo di volte, ma altrettante volte ho visto anche la trilogia di Ritorno al Futuro. E qui troviamo scritto il romanzo di uno dei più grandi fenomeni di tutti i tempi, un'avventura senza tempo che conquista generazione dopo generazione. Molto molto interessante questa idea di farne comunque un libro tratto dai film, e sono davvero curioso di vedere come hanno portato su carta la storia di Doc e Marty. Davvero molto molto interessante, mi piace un sacco la copertina che è gommata, mi incuriosisce davvero parecchio. Ragazzi, naturalmente anche di questo link in info box, e per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi, sono qui per rispondere. Davvero molto molto bello, grazie mille Salani. Ma con i libri non abbiamo finito qui, perché mi è arrivato un pacco che in realtà ho già aperto perché proprio avevo voglia di leggerli. E questo pacco mi è arrivato da Tunué. Tunué è la mia casa editrice preferita per quanto riguarda le graphic novel. Sono davvero super contento anche che Lorenza Di Sepio tra poco pubblicherà Daisy, il suo nuovo graphic novel con Tunué. Sono davvero super super eccitato, non vedo l'ora di vederlo e di incontrare anche Lorenza e Tunué ad Etna Comics a giugno. Ma di quello ne parleremo più avanti. Dentro questo bel pacco Tunué mi ha mandato tre nuovi volumi che vi segnalo. Il primo è Il Circo della Vita di Nicolas Antona e Nina Jacquemin. Sicuramente li ho pronunciati malissimo. È un graphic novel, ragazzi, non lunghissimo, ma davvero che dà un pugno allo stomaco di quelli mai visti. Parla di un bambino che vive in un orfanotrofio in Francia ed è maltrattato a causa del suo aspetto, del suo peso e del suo essere anche molto introverso. Un bambino che nessuno vuole adottare e che come unica via di fuga ha il circo che ogni 6 mesi arriva in città e lui va a vedere e lì può evadere dalla sua realtà. Durante la visita a questo circo incontra una bambina, una ragazzina che lavora lì con un elefante, e questa ragazzina diventa la sua fidanzatina. Da lì poi le cose si evolveranno e sfocerà tutto in un finale, ragazzi, davvero che è un pugno nello stomaco. A me è piaciuto tantissimo, molto bello anche il tipo di illustrazione, mi ha preso tantissimo. E guardate quanto è bella questa copertina con l'elefante e questo uomo di spalle che comunque ricorda un po' la forma dell'elefante, che poi non è altro che il nostro protagonista da grande. È davvero molto bella, e molto bella anche la scelta di usare solamente rosso, nero e bianco come colori della tavolozza per l'illustrazione di questo graphic novel. È davvero molto molto bello, ragazzi, ve lo straconsiglio. È davvero un graphic novel che ti lascia a bocca aperta e che ti lascia molto su cui riflettere. Sono davvero molto molto contento di averlo letto e ringrazio tantissimo Tunué per avermelo inviato. Ho letto anche il secondo volume, che è questo qui, Come fare amicizia con un fantasma di Rebecca Green. Questo invece è indirizzato ad un pubblico molto molto più giovane, quindi magari per un vostro nipotino, per un vostro fratellino. È davvero un regalo molto molto carino per introdurlo al mondo della lettura, al mondo anche dei graphic novel, dell'illustrazione. E devo dire che è molto molto carino, si legge facilmente e parla della storia di una bambina che fa amicizia con un fantasma, ma più che altro sono le istruzioni da seguire per fare amicizia con un fantasmino. È molto molto simpatico, è una storia, una guida all'amicizia più che altro, ma è davvero molto molto bello. Anche questo qui lo trovate in info box, vi faccio vedere qualche illustrazione perché è davvero molto molto bella, molto carina. Guardate quanto è bello, i testi non sono lunghi, sono abbastanza semplici, e naturalmente è stato realizzato da una disegnatrice che si chiama appunto Rebecca Green, che è anche pittrice e creatrice di favole
che passa i suoi giorni e le sue notti a realizzare illustrazioni per young adult, libri per bambini, riviste, gallerie e quant'altro. In poche parole, caldamente consigliato anche questo. L'ultimo volume invece non ho ancora trovato il tempo per leggerlo, ma lo farò sicuramente a breve. Si tratta di Quello che voleva essere di Carol Swan. Credo sia appena uscito, credo me lo abbiano inviato leggermente prima rispetto alla data di rilascio ufficiale, quindi magari se non doveste trovarlo subito in info box, vi lascio i preordini, tutto comunque sotto. Si tratta, come vi dicevo, di Quello che voleva essere. Mi ha molto molto incuriosito questo graphic novel, che è un po' più corposo, naturalmente anche questo dedicato ad un pubblico un po' più adulto. All'interno le tavole sono in bianco e nero, molto molto essenziali, con testi non troppo lunghi, quindi io lo considererei un po' anche un silent book, perché ad esempio in queste due tavole non c'è testo. È molto molto bello, ho già dato un'occhiata, ho letto solamente i primi due capitoli, ad essere sincero, e mi ha già preso parecchio. Si tratta di una storia, parla di una ragazza che si trasferisce in campagna. Questa ragazza è molto appassionata di animali, soprattutto di ornitologia, e il suo vicino di fattoria le racconta di un uccello molto raro che però purtroppo si è suicidato. E nonostante lei non sia una super esperta, le suona comunque strano che un uccello si possa suicidare. Così decide di indagare su questa morte e comincia a fare delle domande agli animali e comincia a scoprire delle cose molto interessanti su questo uccello, come ad esempio che non aveva le piume e non sapeva volare, e indagando scoprirà anche molte molte altre cose interessanti sul conto e sulla vita di questa creatura. Comunque questa è una lettura che va affrontata con molta attenzione, bisogna soffermarsi parecchio sulle tavole, perché anche la poca presenza di testo non significa una superficialità, ma significa di dover proprio soffermarsi sulle immagini e cogliere tutte le varie sfaccettature dell'opera. Qui sul retro della copertina troviamo scritto che in questo magnifico graphic novel l'autrice ci restituisce una visione filosofica della natura, intessuta con maestria da un artista nel pieno del controllo dei suoi mezzi. Ragazzi, io per quel poco che ho ancora letto sono molto molto d'accordo. Io ve lo straconsiglio, sono tantissime le uscite di Tunué, naturalmente vi lascerò anche il link sotto in info box. Per chi non avesse mai letto graphic novel, ragazzi, io ve li straconsiglio. Una volta iniziato non si riesce più a smettere. E vi ripeto, Tunué è una delle case editrici italiane, secondo me, che compie il lavoro migliore per quanto riguarda i graphic novel e soprattutto la cura che mette nella realizzazione, anche nel prodotto materiale che poi vi arriva tra le mani. Io sono davvero super super contento di questi libri ricevuti e ringrazio ancora una volta tantissimo Tunué. Detto questo, ragazzi, arriviamo all'ultimo pacchetto, quello che forse aspettavate più di tutti, Harry Potter. Io li segno col pennarello, così non vado a mischiare tutti i pacchi, visto che sono abbastanza, li tengo tutti da parte, ammucchiati. Ragazzi, questo è un prodotto che aspettavo di prendere da tantissimo tempo. Ho provato due volte ad acquistarlo, la prima non è arrivata, la seconda volta è arrivato rotto e l'ho dovuto restituire. Nel frattempo è passato quasi un anno tra un acquisto e l'altro, ma dovremmo esserci, questa dovrebbe essere la volta buona, quindi andiamo ad aprire la nostra confezione e tiriamo fuori finalmente questo prodotto Noble Collection, che non necessita di tantissime presentazioni, ma eccolo qui, finalmente tra le mie mani. Si tratta delle monete della Gringotts. Era ora uno dei prodotti più basilari per un collezionista di Harry Potter, ma finalmente è qui tra le mie mani. Tiriamolo fuori dalla confezione, è racchiuso in un astuccio in legno e all'interno ecco che troviamo le nostre monete protette da questa plastica e abbiamo il nostro zellino, una falce e un galeone. Adesso ve li mostro naturalmente più da vicino. Il galeone è tutto in oro, troviamo un drago sia sul galeone che sulla falce, e invece una sorta di capretto nello zellino. Nella parte invece opposta troviamo un mago, credo, non sono sicuro di questa cosa, ma dovrebbe essere
un mago, lo stesso su tutte e tre le monete. Sembra un po' Merlino, non saprei proprio dirvi di chi si tratta, ma comunque era un prodotto che volevo prendere da tantissimo tempo e ragazzi, finalmente eccolo qui. Ci voleva nella collezione, mancava, sono molto molto contento, non costa neanche tantissimo. Costa circa 27-28 euro, dipende dal momento, ma devo dire che li vale. Le monete sono molto ben coniate, sono semplici, ma comunque pesanti, sembra un buon materiale. Io ve le straconsiglio così a prima vista e non vedo l'ora di tenerle esposte assieme a tutto il resto. Bene ragazzi, con questo per oggi è davvero tutto. Spero che questo video unboxing vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche consiglio soprattutto sulle letture e soprattutto su First Man. Ragazzi, fatemi sapere se l'avete già visto, sono super curioso di sapere il vostro parere. Bene, ragazzi, io adesso la smetto con le ciance e vi do appuntamento presto con tante altre novità. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e su tutti gli altri social. Per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione. Adesso chiudo il becco e ci vediamo alla prossima. Ciao!